innanzitutto vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi. Il nostro intento è fare chiarezza su questo progetto che ci è stato proposto dall'amministrazione, perché sino ad ora sono state propinate, diciamo, mezze verità. Bisogna capire se possiamo accettare questa proposta come cittadini oppure combatterla con dei mezzi a nostra disposizione. E per questo ci sono delle persone qui presenti che faranno chiarezza su questa cosa. Passo la parola intanto a Verina Armani. Buon pomeriggio, posso chiedere una cosa? Visto che noi non conosciamo né interlocutori dell'anno, ci presentiamo, certo. Quindi che forse ci piace. Allora, io personalmente mi chiamo Verina Armani, sono una semplice cittadina. Sì, il mio lavoro, faccio la terapista, sono appassionata, sono innamorata di questi posti perché da Roma ho scelto il 2002. Quindi immagino questa cosa sia molto condivisa. Al di là di questo appunto personale, rinnovo i ringraziamenti e soprattutto il gruppo che diciamo, mi ha aiutato. Io sono una semplice portavoce. In genere si dice ambasciatore non porta pena a sto giro, ragazzi, la pena me la porto seria, quindi scusate se la metto anche un po' così perché dobbiamo anche un po' alleggerire i toni. Mi raccomando, qualunque intervento si faccia alla fine, perché noi adesso io farò una breve introduzione di tipo cronologico, con degli accenni estrapolati dal progetto, che è una scheda non tecnica che ha presentato la CESCA, che è la ditta che praticamente dovrebbe effettuare l'impianto. Poi abbiamo varie persone che sono sicuramente più, come dire, introdotte nei vari argomenti. Alla fine possiamo discuterne, però mi raccomando sempre nei limiti della civiltà, della buona educazione, non dell'eccesso, perché altrimenti saremo costretti a chiedere anche dei brevi interventi. Allora, io parto dalla fine di questa storia, cioè il 23 gennaio 2014, quest'anno viene affisso in Capega una, diciamo, una piccola nota del comune che ci avverte per corretta e puntuale informazione alla cittadinanza che c'è in atto questo progetto, insomma, di tutto l'iter che è stato fatto, di voler costruire praticamente un impianto di compostaggio, quindi compost di alta qualità, in questo territorio, nel nostro territorio. Ora, poi il 24 c'è stato questo incontro, io personalmente non ero presente. Prego. Ah, il 23 stesso c'è stato, ok, scusa del mio servizio. Ora, quindi dobbiamo fare un excursus a priori, al passato, perché questa storia, io mi sono fatto una sorta di mappa, inizia dal 10 ottobre 2012 con tutta una serie di delibere, eccetera, che vengono fatte dal comune, che praticamente, e in contemporanea abbiamo, correggetemi se sbaglio, chiunque può, il gruppo mi può correggere, io faccio proprio un excursus molto veloce. Poi con le delibere del 28 novembre si approvano praticamente che il fatto che alla regione viene chiesto il permesso, no? Perché qui lavorano due organismi, principalmente la regione che a mio avviso con molta leggerezza ha dato l'ok all'attivazione di questo impianto, e il comune dal suo lato che deve dare un tipo di approvazione di tipo territoriale, cioè di queste sì, di tipo proprio urbanistico, quindi che è riferito a delle variazioni inerenti alla cava che può diventare praticamente un sito industriale. In parole, in sotto, questa è la storia. Arriviamo al 25 di maggio di quest'anno, in cui la ditta prega 13, chiedo scusa, già siamo al 14, chiedo scusa al site galoppante, me l'avevo pure scritto. Allora, la preghiera di urgente pubblicazione all'albo pretorio comunale vuol dire che viene messo nell'albo pretorio, che tutti notoriamente andiamo tutti i giorni a leggere, sono scommetto, no? Conoscete tutti a memoria la proprietà, ci andiamo tutti i giorni. Viene. Prego. Noi leggiamo i consiglieri,
perché lo leggano per voi e ce lo chiedo scusa, chiedo scusa. Queste cose magari ne parliamo dopo, perché è un'opinione comunque importante, ne dobbiamo tenere conto, però chiedo scusa, ne parliamo dopo. Così vi do un excursus. Quindi Albo Pretorio Comunale, arriviamo al 3 luglio 2013, che diciamo è proprio la data principale nella quale avviene la conclusione, se vogliamo, di questo iter, per cui le porte sono aperte con un bel tappeto rosso, scusate la parafrasi, diciamo così, questa metafora, a questa ditta che può fare tranquillamente le sue, cioè, il comune approva le sue cose. Chiedo scusa, gli interventi li facciamo dopo che ha finito la signora. Dica chiaramente se che significa il tappeto rosso. Si chiama allora io posso anche leggere. Sì, chiedo scusa, forse può sembrare superficiale. Alienazione tramite permuta di terreni soggetti ad uso civico, e viene dato il parere favorevole. Va bene? Meglio così, non so se ho soddisfatto la sua volta. Allora, andiamo nel concreto, velocemente, nel progetto vero e proprio, perché qui questo è un progetto non tecnico, quello che viene presentato, ed è la realizzazione di un impianto di compostaggio in località Il Campo, Massa d'Albe, dalla CESC, eccetera. Questa è una sintesi non tecnica. Ora, compostaggio noi pensiamo che sia per lo più, come siamo abituati a pensare, di umido, cioè organico, quello che noi scartiamo dalle nostre cucine. Qui invece si parla di recupero dei rifiuti agroindustriali, dei fanghi di depurazione delle acque reflue civili e industriali, dei rifiuti lignocellulosici, e all'occorrenza a supportare le potenzialità impiantistiche regionali per il recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, che viene detta FORSU, qualora temporanee situazioni contingenti non rendessero necessarie. Quindi questa qui ha la via è la valutazione di impatto ambientale della Regione Abruzzo. Quindi qui ci sono due enti, una Regione e un Comune, che hanno, come dire, dato questi permessi in modo piuttosto, come dire, ripeto, leggero dal mio punto di vista. Vado a leggere velocemente un attimino solo le tipologie che sono contenute all'interno di queste. Non voglio fare terrorismo, però facciamo informazione, poi ognuno di voi va su internet, sui libri, si va a leggere di cosa si tratta, come abbiamo fatto noi, che siamo tutti scolati da questo punto di vista. Quindi abbiamo detto che abbiamo, ne leggo alcuni: rifiuti della preparazione del trattamento di carne, pesce o altri alimenti, rifiuti, ce ne sono molti, noi abbiamo scelto quelli che ci sono risaltati un po' di più all'occhio, della preparazione e trattamento frutta, conserve alimentari, lieviti. Questo è importante perché i lieviti fanno parte di tutta di una flora batterica, non so, qualcuno poi ce lo potrebbe stare meglio, che poi può essere comunque venire fuori da questi impianti, rifiuti della produzione di bevande alcoliche, segature di vario tipo, trucioli, pannelli truciolari, bagni di macerazione, lavaggi di residui delle lavorazioni dello zucchero, che noi sappiamo che non è tutta questa cosa simpatica, lavorazione di pelli. Stavo dicendo, esatto, di pelli e pellicce. Questo me lo sono lasciato proprio per ultimo perché è la chicca della questione, insomma, ecco, tra parentesi. Acque reflue, e non, c'è scritto qui proprio, non specificati altrimenti. Quindi, diciamo, parecchie cose di tutti. Allora, il quantitativo di questi rifiuti che verrebbe accettato da questo impianto è di 50.000 tonnellate annue, e di cui 40.000, tutta questa roba che vi ho letto, ed eventualmente 10.000 la parte di umido, insomma, quindi a me interessa più il 40%. Poi ci sono tutta una serie di cose, di parametri che loro devono rispettare, che sono dovuti ad esempio alle acque piovane, alle acque reflue, quindi dovrebbe essere una sorta di circuito chiuso che rimane tutto lì. Quando vanno a fare la cosa interessante sono anche le distanze dai centri abitati. Qui sono distanze lineari, poi vi parlerò anche della questione eolica, del vento,
perché poi ci arriviamo. Massa d'albe circa 1990 metri lineare, albe circa 2,5 km, magliano circa 1,7, cappelle circa 2,470. Quella di cappelle non è corretta, quindi su 1,7 anche a cappelle. Mi correggono, 1,7. Le prime case sparse del comune di Massa circa 500-530 metri lineari. Questa non è che gente meno valida perché abita nelle case sparse. Lo so anch'io perché io abito una casa sparsissima, nel senso molto lontana dal centro abitato. E le prime case sparse invece di Magliano circa 900 metri lineari. Ora, perché è importante la distanza? Intanto per l'aspetto d'origine, così tutto, cioè le puzze di questa fermentazione, praticamente queste materie vengono fatte fermentare sempre con un alto grado di umidità e quindi in teoria insomma questa roba dovrebbe essere contenuta, perché è un impianto chiuso, in una sorta di capannone dove vengono fatte macerare queste sostanze e mantenute qui umide dall'acqua di ricircolo, quindi una sorta di cosa di ricircolo. Però se si parla di in alcuni altri, io poi vi parlerò un attimo della legislazione del Piemonte, che si raccomanda fortemente sull'aspetto degli odori, perché voglio dire, possiamo anche pensare che gli odori non sono tossici in sé, cioè non è che ci ammaliamo perché sentiamo gli odori, ma nessuno piace non vivere in un paese puzzolente, insomma, anche perché questo toglie valore, cioè la gente non ci viene più qua, insomma, già siamo quattro gatti. Ora, quindi ci saranno trattamento dell'aria, eccetera. Ora, una cosa interessante, riferito proprio, loro hanno fatto delle perforazioni, le chiamano teretrazioni, in cui sono scesi in profondità, hanno visto che ci sono 12 metri di ghiaia, poi 6 di argilla, quindi questo non dovrebbe permettere in teoria la disseminazione delle acque reflue eventualmente in eventuali falde. Io parlo in modo molto ipotetico, perché non ho la palla di cristallo, però dico quello che leggo. Poi una cosa interessante sono i venti, perché dicono che loro si basano su, vi può sembrare curiosa questa cosa, però è interessante. Allora, loro si basano su uno studio che è riferito alla stazione dell'aeronautica militare di Avezzano, ed è uno studio che si ferma solo al 91. Dal 91 al 2014 il clima è decisamente cambiato. Io abito qui dal 92 che non è più la stessa cosa. Qui invece dice che ci sono dei venti deboli e i venti sono più che altro dai quadranti di ovest, nord-ovest fino a est-sud-est, i venti prevalenti. Noi sappiamo benissimo, i vecchi ce lo saprebbero confermare, che non è sempre così. Esiste un vento che è l'aquilone, che non è affatto un vento debole, ogni anno miete piante di case, butta giù i mandorli che pesano quintali, quindi ragazzi qua arriviamo su un vento dell'ordine di 120 km orari, 130. Chi ci abita lo sa, anche a me me l'ha scoperchiata la casa. Io poi abito in cima, sono il primo, prima che me lo becco, quindi vi posso fare l'autentificazione di questo. Oltretutto la montagna respira, ragazzi, cioè l'estate soprattutto c'è un irraggiamento solare molto intenso, si creano delle termiche, quindi l'aria dalla pianura viene risucchiata, diciamo, perché si riscalda verso la montagna. Tant'è, se volete vedere l'aquila volare, vi dovete mettere dopo pranzo, rivolti al velino, verso il Cafone, tra il Cafone e la Magnolia, e vedete l'aquila che sfrutta le termiche, quindi vuol dire che tutte le polveri, i composti organici volatili, che ora vi narrerò, perché insomma questa è una bella storia, una bella telenovela, vengono risucchiati in alto in queste termiche, quindi che fogne e aquile volano nelle termiche. E quando poi fanno le gare internazionali di alianti, vengono da Rieti, scavalcano il velino, risalgono le termiche e se ne vanno verso Celano. Quindi esiste questa dinamica vera, e non mi venite a raccontare venti deboli, non deboli e stupidaggini. Cioè esiste una dinamica vera, perché poi la sera quando le temperature scendono, quest'aria torna giù, quindi ciò che sale poi ricade. Allora, parliamo proprio di questo. Scusate, spero di non essere noiosa. Abbiamo fondamentalmente due cose, cioè i fattori
relativi ai COP, cosiddetti composti organici volatili, e le polveri. Sappiamo che le polveri sottili sono presenti, anche quando rimestiamo la cenere nel nostro gabinetto, creiamo delle polveri. Però poi bisogna vedere in termini di tonnellate quante ne vengono fuori. Allora, dei polveri fini, qui ad esempio si parla di 7 tonnellate annue, e questa è una cosa. Per quanto riguarda i composti organici, chiaramente, che cosa fanno le polveri fini? Fanno dei danni all'apparato respiratorio fondamentalmente, cioè sapete, più sono sottili, più superano le barriere dell'apparato respiratorio, quindi vengono inglobate nel nostro sistema difensivo e creano dei nuclei che possono dare luogo a allergie, asma, infezioni e quant'altro. Ora poi andiamo a parlare dei composti organici volatili. Mi pregio di leggervi qualcosina: biossido di azoto, ozono, benzene, biossido di zolfo, monossido di carbonio, l'anidride carbonica tranquilla, piombo, metalli pesanti, microinquinanti e chi ne ha più ne metta. Ora, al di là di questo, poi bisogna anche, quindi l'aspetto della salute è fondamentale, perché se fosse, diciamo, noi possiamo anche pensare che anche, dicevo agli amici prima, che anche le mucche, le deiezioni delle mucche fanno venire fuori ammoniaca, che non è certo un composto simpatico, capito? Quindi forse dovremmo fare attenzione anche di più al nostro territorio, insomma, cioè guardarci intorno sempre. Però il problema è questo, almeno questa è la mia grande personale preoccupazione. Se noi facciamo sì che una ditta che già scava qui in loco abbia l'opportunità, quindi creiamo un precedente, di poter aprire un suo impianto di compostaggio, perché non lo devono fare gli altri? Come glielo neghiamo il permesso quando l'abbiamo fatto all'azienda A? Se l'azienda B, C, D, fino a 7 aziende attive mi hanno detto che ci sono in totale, se anche solo la metà di loro gli viene in mente di fare questa cosa, creiamo una sorta di piccolo cratere di compostaggio. Quello che noi avvertiamo è la mancanza sia nella, diciamo, nella stesura del progetto e forse un pochino anche, se non dire tanto, nell'amministrazione locale, una visione d'insieme, una visione in prospettiva, una visione lungimirante. Questo manca. Manca questo aspetto di collegamento forse con le altre amministrazioni, manca il collegamento e il dialogo con i cittadini. Voglio dire, se io devo comprare il pane, non dico a mio marito, che dici, comprerò il pane, ma se devo comprare una macchina, ci penso e come, mi seguo a tavola con mio marito e facciamo un piano, ne parliamo. Quindi per le decisioni importanti forse democrazia vorrebbe che i cittadini fossero interpellati. Mi conforta di questo mio pensiero, di questa mia idea. Quindi andiamo avanti. Per quanto riguarda l'azienda, i fattori di impatto, rumori non ne faranno, polveri non ne faranno, sono degli angeli questi ragazzi. Poi non so, vi dico solo che i camion che porteranno questo materiale, perché questa terra è già martirizzata dai fatti suoi, hanno un sacco di comodità, l'autostrada, le due superstrade da Rieti da Sora e addirittura volendo pure gli aerei fino a Celano, insomma potremmo fare veramente delle cose spettacolari. Ci siamo fatti un calcoletto, due camion a ora per 8 ore lavorative. Giustamente qualcuno mi diceva, non devi considerare solo quando viene, devi considerare pure quando se ne va. Sono per 365 giorni 11.680 viaggi. Questa è anche una quota di anidride carbonica di cui dobbiamo tenere conto. Non è solo l'impianto, è il suo impatto sull'ambiente, è ciò che è cascata le cose. Quando noi facciamo una cosa sull'ambiente, abbiamo poi, si instaurano dei processi a cascata che non sempre poi possiamo controllare. Facciamo attenzione, siamo responsabili tantissimo di questo territorio. È un territorio dove esistono già poi le realtà. Quello che io mi chiedo, quanto può sopportare questo territorio, quanto può supportare, e non parlo di massa d'albe, parlo almeno della marsica,
partendo da San Benedetto dei Marzi, Aglielli, Cerchio. Se voi vi fate un'occhiatina su internet ci sono vari comitati, perché ci sono i gassificatori idrolitici, non so neanche che cosa sono. Per carità, alla fine per una legge della termodinamica quello che noi produciamo non lo possiamo distruggere completamente, ma penso che questa roba la dobbiamo condividere un po' tutti, no? Tutto qua. Te la dico proprio così, anche perché una, diciamo, delle cose importanti è che questo territorio è già autosufficiente, eh? Cioè noi le nostre cose le già le smaltiamo in modo ottimale, quindi non abbiamo debiti, diciamo, non abbiamo un surplus da smaltire. Questa è roba che ci regalano altre persone, altri siti, altre industrie, non so neanche quali siano, non viene neanche specificato. Non viene neanche specificato. È vero che questo è un piano, come dire, sui generis, però non viene specificato. Che cosa vi devo dire d'altro? Niente, importantissimo è questo. Noi ci veniamo, ci siamo grati, veramente sono grata di questa vostra partecipazione. Alla fine degli interventi delle altre, spero di non essere stata troppo lunga, vi chiederemo di firmare una petizione, semplicemente, cioè di condividere con noi la presenza qui. Se, siccome poi l'intento finale è quello di fare un comitato, l'idea sarebbe un comitato di massa d'aria, ma qualcuno mi ha chiesto, vogliamo fare qualcosa nei tre comuni? Magari, perché se vogliamo fare qualcosa dobbiamo essere seri, dobbiamo essere più informati e ci dobbiamo strutturare, perché dobbiamo colloquiare con l'amministrazione, dobbiamo chiedere come mai, perché non ci avete pensato, che cosa vi è venuto in mente di dircelo a fine corsa, non ce lo potevate dire a metà corsa. Sempre che non sia troppo tardi, però no. Ecco, questo ci insomma. Troppo tardi, che cosa vuol dire, insomma? No, noi siamo i cittadini, siamo in democrazia, dobbiamo assolutamente. Elina, scusate, gli interventi facciamoli dopo. Sì, 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 ok. Non voglio essere lunga, lo leggo dopo questo magari. Ok. Quindi passo la parola all'avvocato Simone, vi ringrazio tanto dell'attenzione.